Imbruttiti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò la spesa da Iperal. Non sapevo neanche esistesse questo supermercato, eppure me l'avete scritto voi nei commenti: fai la spesa da Iperal. Ed effettivamente nel raggio di qualche chilometro ho trovato un Iperal, quindi oggi andremo a fare la spesa. Amici, vi ricordo che ho aperto il gruppo Telegram dove possiamo confrontarci quotidianamente, anche perché all'interno di questo gruppo Telegram fornirò vari codici sconto per vari prodotti. Quindi vi aspetto nel gruppo, vi lascio il link qui sotto in descrizione, mi raccomando. Ma adesso amici, andiamo da Iperal perché voglio vedere se effettivamente ci sono dei prodottini interessanti. Andiamo! Ed eccoci qui amici, subito all'entrata, frutta e verdura ovunque, ma ho appena visto un mega frigo. Andiamo subito a vedere cosa c'è di vegano. Prima però di mostrarvi il reparto frigo, vi mostro questo scaffale composto da frutta secca, orzo e tanto altro. Non male, c'è anche il mais, guardate che carini questi, sono del marchio Premia. Ma andiamo al reparto frigo perché ci sono le cose che ci interessano. Tutto questo reparto per ora è onnivoro, non ho trovato niente di vegano, però a fine frigo ho trovato vari prodotti. Questi burger della Chioiene, mini burger, e questo burger invece carciofi e pomodori secchi. Ci sono anche questi che sono con zucca e carote. C'è anche questo carciofi e pomodori secchi. Ci sono anche queste che non trovavo da un bel po', cordon bleu gustosino ed è 100% vegetale, ho anche controllato e non c'è l'uovo. Hanno inserito anche Eura, molto bene, li ho già assaggiati, li trovate nelle mie storie Instagram. Ci sono tanti altri prodotti come ad esempio questi della Garden Gourmet, tutta la linea vegetale. Questi vabbè li troviamo praticamente ovunque. Vediamo se c'è qualcos'altro di interessante. Eccolo qui ad esempio, questo è un prodotto nuovo che non ho mai assaggiato, sono le polpette curcuma e semi di girasole. Questi li portiamo a casa perché sembrano molto interessanti. Venite a casa con me. Ma non è finita, stesso frigo, parte alta, abbiamo la bresaola vegetale che non ho mai assaggiato della compagnia italiana. C'è anche questo che spacca veramente tanto, è lo speck di Valsoia, è veramente identico, ve lo posso assicurare. Ma non è finita perché c'è sempre di Alma Verde Bio il tofu al naturale e questo che abbiamo già assaggiato, non ricordo dove, però non era affatto male. C'è anche il tofu al naturale, insomma, prodotti sono aumentati anche qui. E ovviamente, vabbè, questo già lo conoscete, Soya Sun, burger vegetale e gli asparagi. Bene bene amici, altro frigo gigantesco, in questo caso composto da salumi, ma qui nel reparto ravioli e pasta fresca Veronique ha trovato questi due ravioli totalmente vegetali dello scoiattolo, uno alle verdure, zucchine, melanzane e peperoni e in questo caso invece ai legumi, ceci e lenticchie. Questi due prodotti li ho già provati, me li hanno spediti a casa e sono veramente veramente buoni. Il marchio scoiattolo spacca, anche perché è un marchio che ha esclusivamente prodotti onnivori, ma da poco ha inserito tutti i vari ravioli vegetali, quindi molto bene. Siamo tornati nel frigo di prima perché Veronique si è accorta che ci sono anche dei formaggi vegetali. C'è lo Strachicco, questo qui che probabilmente molti di voi conoscono, è del marchio Veris, e c'è anche la chicca classica che è una sorta di galbanino, così possiamo dire, cosa positiva, e che sono anche in offerta. Non male, non male, tutti e due buoni, marchio Veris non è affatto male, quindi ve lo consiglio. Non è finita, oltre al marchio Veris abbiamo trovato anche Valsoia classica, lo spalmabile insomma, diciamo così. E questo l'abbiamo assaggiato probabilmente all'inizio, tanto tempo fa, adesso ci sono dei prodotti che sono più validi per quanto riguarda i formaggi spalmabili. Proprio ad esempio ve lo faccio rivedere, questo Strachicco che è molto molto buono, ecco, più particolare, soprattutto è composto da riso. Abbiamo trovato anche il reparto degli yogurt, c'è Valsoia, poi abbiamo trovato quelli della Soya Sun, sia il mirtillo che bianco, e c'è anche questo di Alpro naturale con la mandorla, e questo invece è cioccolato. Inoltre non è finita, sempre di Alpro abbiamo trovato questo che è al gusto naturale senza zucchero, e poi c'è anche questo che è sempre Alpro
ma al gusto mango. Questo è interessante, l'avevamo provato tanto tempo fa e spacca, soprattutto sono senza zucchero. Ed eccoci qui invece nel reparto biscuits e merendine. Vi faccio vedere subito quello che abbiamo trovato. Allora, questa è totalmente vegana, crostatina albicocca. C'è anche questa al mirtillo, totalmente vegetale. Queste che sono invece sfogliatine sono assolutamente vegetali. L'unica, anzi no, c'è anche questa che è totalmente vegana. Questa invece credo contenga l'uovo e il latte, con che abbiamo appena guardato. Bene, vabbè, poi queste già le conoscete, le abbiamo fatte vedere 200.000 volte, sono senza latte, senza uova. C'è ovviamente lo zucchero, come in tutti questi, però possiamo dire che sicuramente già c'è qualcosa per chi magari non vuole mangiare latte e uova. Bene, andiamo avanti. Sempre reparto biscotti, abbiamo trovato questi frollini al farro con gocce di cioccolato e sono totalmente vegetali, e anche questi frollini al cacao e hanno lo zucchero di canna. Vabbè, meglio di niente, insomma. Questi non sono vegetali, ma poi abbiamo trovato tutto il reparto sotto che sono totalmente vegetali, a parte loro, ma tutta la serie Goulon, questi qua che vedete, sia questi zero zuccheri, sia questi gluten free, insomma, sono tutti vegetali. Mica male, molto bene. Quindi oggi ci portiamo a casa questi della Goulon da provare, sono anche senza glutine e hanno le gocce di cioccolato. Quindi anche voi venite a casa con me. Amici, non è finita, prima di uscire ci siamo imbattuti in questo reparto da forno e panetteria e abbiamo trovato questo croissant vegano ribes e melograno. Anche il prezzo non è male ed è esattamente questo, quindi sappiate che qui da Iperal trovate i croissant vegani, in questo caso ribes e melograno, ma sicuramente ce ne saranno tanti altri, quindi fatevi un giro. Inoltre, nella corsia del latte ci sono anche varie bevande vegetali e ne ho trovate anche due nuove, avena choc bio e anche avena caffè. Allora amici, siamo arrivati nel reparto freezer, è immenso, ma brutte notizie. Abbiamo trovato esclusivamente questo della Chioiene e qualcosa nel reparto gelati, adesso vi faccio vedere. Eccoci qui, reparto gelati, l'unico che ho trovato è questo gelato alla soia del marchio Primia, ma anche questi altri due, ma sono famosi, già ve li ho fatti vedere 200.000 volte, sono il San Montana Mando e il Valsoia Bianco Cacao. Niente amici, non c'è nient'altro qui. Ed eccoci qui amici con la spesa Iperal, vediamo subito che cosa ho portato a casa. Ah amici, una cosa che non c'entra niente con il video, però volevo farvi vedere questa fontanella che abbiamo trovato per i gatti. Guardate, l'abbiamo appena messa e si sono già messi lì a bere. E la cosa pazzesca è che Veronique ha trovato questa fontanella che è totalmente silenziosa. Quindi un consiglio, qui sotto in descrizione trovate il link di Amazon per acquistarla. È favolosa, è piaciuta subito e soprattutto è silenziosa. Guardate come bevono. Allora, come primo prodotto ho portato a casa questi biscotti senza glutine della Goulon e sono esattamente dei biscotti senza glutine con gocce di cioccolato e sono specificatamente formulato per celiaci. Io non sono celiaco, come sapete nei miei video ho già detto più volte, diciamo che il glutine lo sto un po' evitando, però ovviamente capita che lo mangio, quindi nella pizza, nella pasta, ma non sempre. Quindi questo è giusto per provare dei biscotti differenti, quindi non soltanto vegani ma anche senza glutine, tra poco le assaggiamo. Come secondo prodotto invece ho comprato queste polpette di alma verde alla curcuma e semi di girasole e sono totalmente senza soia. La cosa che mi ha colpito, devo dire la verità, sono gli ingredienti, perché al 46% sono composti da patate, fagiolini, carote, olio di semi, farina di mais, fiocchi di patate, curcuma, pepe nero e gran parte degli ingredienti sono biologici. Quindi adesso andiamo immediatamente a cucinarle queste polpettine, sono curioso, mi hanno colpito. Ho evitato di acquistare tutti quei prodotti che somigliano alla carne, che somigliano al pollo, che somigliano al pesce, perché ormai li ho provati quasi tutti, anche se la prossima settimana, quindi vi ricordo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella così vi arriva una notifica appena uscirà il prossimo video, perché è uscito un nuovo prodotto, non ve lo svelo, però nel gruppo Telegram, se cliccate sul link qui sotto del gruppo Telegram, iscrivetevi perché vi darò alcuni spoiler del video di settimana prossima. Ma adesso amici andiamo a cucinare queste polpette e dopo assaggiamo anche i biscotti.
Ed eccoci qui con le polpette, curcuma e semi di girasole. Si presentano così, sono molto carine. Adesso le buttiamo in padella. Ops, ne è caduta una. Ed eccola qui amici, la polpettina di curcuma e semi di girasole, una cosa molto naturale rispetto a tutti i prodotti che assaggio di solito in questi video. Andiamo subito all'assaggio perché sono molto curioso, ho aggiunto solo un po' di sale e un pochettino d'olio. Non male, si sentono tutte le verdure. Devo dire che l'interno è molto buono, la curcuma si sente tantissimo. Oggi a pranzo con queste polpettine abbiamo fatto un'insalatona a crudo e abbiamo aggiunto anche il lievito alimentare in fiocchi, molto molto buono, che troviamo da Natura Sì, è del marchio Baule Volante. Poi abbiamo aggiunto questo comasio con alghe e sale rosa dell'Himalaya, molto molto saporito soprattutto nelle insalatone, devo dire che spacca tantissimo, anche questo Natura Sì. E invece abbiamo aggiunto la maionese, che è quella di Coro, che è molto molto buona, leggermente zuccherata, però devo dire che è veramente veramente buona. Per quanto riguarda Coro, trovate qui sotto in descrizione il codice sconto perché hanno tantissimi prodotti, tra cui anche questa maionese che spacca ed è molto buona, quindi non perdetevi questo codice sconto sotto in descrizione. Ed eccoli qui amici, i biscottoni con le gocce di cioccolato senza glutine, soprattutto vegani, eccoli qua. Odorino interessante, sono piccolini, ve li faccio vedere subito. Guardate come si presentano, piccolini e soprattutto pieni di gocce di cioccolato. Sapete che quando si legge gocce di cioccolato poi ce n'è una minuscola. Invece il biscottino è piccolo, però le gocce sono tante, quindi andiamo subito all'assaggio. Molto buoni, pur essendo senza glutine, quindi solitamente quando sono senza glutine hanno un po' dei sapori un po' particolari. Sono fatti per lo più di farina di riso e farina di mais, ma devo dire che sono veramente tanto tanto saporiti. E soprattutto amici, le gocce di cioccolato si sentono tantissimo, quindi questi li ricomprerò assolutamente. Amici, io non so più che altro dirvi, anche questo video di spesa da Iperal è andato a buon fine. Se avete qualche domanda, magari se avete trovato dei prodotti diversi da Iperal che magari volete condividere con tutti, scrivetelo qui sotto nei commenti, così almeno da poterci confrontare. E soprattutto per un creator di video, un commento, un like al video, una condivisione sono fondamentali per far sì che questo progetto vada avanti, quindi mi raccomando, conto su di voi. Io vi ricordo di seguirmi su Instagram, c'è il gruppo Telegram qui sotto in descrizione, ci sono i gruppi su Facebook, c'è la pagina su Facebook, su Instagram, insomma amici, siamo dappertutto, quindi non vi potete sbagliare. Amici, io vi saluto. Noi ovviamente, come dico sempre, tra l'altro è cambiato l'anno e pensavo di chiudere il finale dei video, ma a quanto pare è rimasto identico, quindi noi ovviamente ci vediamo. Vabbè, lo sapete già. Prossimo video.